Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo ennesimo video. Sì, scusatemi, sto accendendo il mio computer. Allora, oggi voglio parlarvi, anzi siamo in una nuova lezione di economia aziendale. Vi ricordate che la scorsa volta vi ho parlato di metodi di pagamento? Quest'oggi parliamo di assegni circolari. Cosa sono gli assegni circolari? Gli assegni circolari sono degli assegni che si possono emettere dal proprio libretto degli assegni, per cui per averlo ci vuole un conto corrente, a cui bisogna scrivere traente, trattario, beneficiario, importo e data. Chi è il traente? Il traente è colui che fa l'assegno. In parole molto povere, che emette l'assegno. Il trattario è la banca. Cosa fa la banca? La banca fa da tramite tra il trattario e il beneficiario. La banca è colei che dà i soldi, o meglio, che dà i soldi, che conserva i soldi. Il beneficiario è colui che beneficia di questo bene, di questo assegno, che ne prende i frutti, ne prende il denaro. La data è la data di emissione, che, attenzione, non può essere retro, non può essere retromesso. Ad esempio, se io metto un assegno il 17 datandolo il 21, non lo posso fare. E l'importo è l'importo dell'assegno, e deve essere scritto sia in lettere che in cifre. Ora, quanto tempo abbiamo per riscuotere un assegno? Dipende da dove si riscuote. 7 giorni se è in piazza, nel senso se è nella città, nella propria città. Se ad esempio io do un assegno a Marco di 3.700 euro che è nella mia stessa città, lui lo può ricevere in 7 giorni, lo può riscuotere entro 7 giorni, anzi lo deve riscuotere entro 7 giorni. Altrimenti, se è fuori piazza, quindi se è in un'altra città, ci può volere, cioè si possono richiedere soldi fino a 14 giorni. Quindi questo è in piazza o fuori piazza. Quindi questo video sugli assegni termina qua. Registrati 2 minuti 40. Per fare registrati un assegno è necessario avere un conto corrente, perché i soldi vengono presi dal conto corrente. Forse domani ora guarderò, vi pubblico anche liberare spazio di scatta foto. Vi pubblicherò anche le azioni legali che possono essere fatte. Quindi questo video termina qua. Lasciate un commento, like se vi è piaciuto. Scatta foto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Pause.